i cosplayer del Festival del Fumetto di Novegro del 2023. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, ciao cari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oh, bravi ragazzi, bravissimi, bravi per essere tornati. Iniziamo subitissimo questo nuovo video a fare questa reaction ai cosplayer di Novegro del 2023, alla fiera del fumetto di Novegro del 2023. Perché non è che se io non ci sto alla fiera beh, siete scampati, perché sarei voluto tanto andare a rompere palle ai cosplayer, a fargli le domande, però purtroppo non ci sono potuto andare per vari motivi. Quindi non è che ve la siete scampata, perché ora vi faccio la reaction e la votazione sui cosplayer che andremo tra poco a vedere, che stanno in giro su Facebook. Quindi andremo a vedere quali cosplayer sono i più belli. Anche voi ragazzi, anche voi che ci state guardando, commentate qua sotto e scrivete qual è il cosplayer che più vi piace, quello che più vi piace o più particolare. Scrivetelo qua sotto nei commenti ragazzi. Iniziamo subitissimo, ma non prima che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi ragazzi, iniziamo subito a fare questa reaction e votazione dei cosplayer di Novegro del 2023. Allora ragazzi, iniziamo subitissimo. Ho scritto qua cosplay Novegro 2023, quindi andiamo subito a vedere le prime foto. Questo è un Loki con la figlia di Occhio di Falco, se non sbaglio. Quella che stava nella serie di Occhio di Falco. Vabbè, non mi ricordo, sì, non mi ricordo. E dietro vediamo una Captain Marvel, Captain Carter si chiama, se non mi ricordo male. Vabbè ragazzi, commentate qua sotto qual è quello che più vi piace, insomma. Quindi questo ci sta, questo è il Dottor Strano della versione fumetto. Dottor Strano nella versione fumetto è un Tony Stark con una pistola. Perché c'è una pistola Tony Stark? Vabbè, ragazzi, andiamo avanti. Questa è la squadra, un gruppo di, che sta Wolverine, Loki, vabbè, e Dottor Strano come sempre, come abbiamo visto poco fa. Quindi quest'altro Loki, andiamo a vedere. Quindi iniziamo con la sezione Marvel. Allora, iniziamo con la sezione Marvel con un Ghost Rider. Beh, devo dire che ha fatto abbastanza bene. Ci piace. Però questo gruppo dei tre Loki, ragazzi, due Loki e quella di... Sì, non mi ricordo i nomi. Vabbè ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Allora, andiamo avanti a vedere questa. Ah, questa è la sorella di... non mi ricordo i nomi, sì! Vabbè, se siamo capiti, la sorella di Vedova Nera è sempre la Captain Carter che sta dietro. Captain Carter Photobomber. Vabbè, e questo è il gruppo non lo so, però ci piace. Quello con la testa d'alieno è fantastico, ragazzi. Quella con la testa d'alieno è fantastica. E questa è quella che abbiamo visto poco fa, la figlia di Occhio di Falco. Andiamo avanti. E vediamo chi ci sta qua. Ah, qua ci stanno le due vedove nere. Vabbè ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date a questi personaggi che stiamo vedendo, questi cosplayer che stiamo vedendo. Questo invece è Spider-Man nel bagno, nel cesso. Spider-Man
Black Spider-Man sembra come se sta nel cesso. Vabbè, starà facendo le cose sue, starà cacando. E andiamo avanti a vedere queste due. Non conosco i personaggi, però ci piace ragazzi, ci piace. E anzi, metto anche un like, metto, se a posto. Allora, questo invece, questo è sempre il personaggio di prima, con ok, mettiamo il like, ragazzi, commentate qua sotto qual è il personaggio che più vi piace. Andiamo avanti a vedere cos'altro dice. Questa invece è quella professoressa di My Hero Academia, non mi ricordo il nome. Poison, se ve lo ricordate voi ragazzi scrivetelo sempre nei commenti e scrivete anche che voto gli date a questi personaggi. Andiamo avanti, raga. Questo Iron Man, raga, è fantastico. Vincenzo Rasulo, bra, ci piace, raga. Fatto bene, uno dei, devo dire, ogni tanto si vedono degli Iron Man fatti veramente bene, raga. Questa è una mia opinione, poi scrivetelo voi cosa ne pensate. Però, raga, devo dire che è fatto veramente bene, devo dire. Bravo Vincenzo. Allora, andiamo avanti, vediamo questo gruppo di Genshin Impact, raga. Gruppo di Genshin Impact, ancora va forte, raga, Genshin Impact nei cosplayer. Quindi, raga, gruppo di Genshin Impact, votate complessivamente cosa ne pensate. Poi andiamo avanti, andiamo a vedere. Questo è un altro Tony Stark con la tuta quantica. Questo è sempre lui, Vincenzo Rasulo. Ha fatto più cosplay di Tony Stark. Bravo, ci va anche il viso, raga. Anche il viso può essere da impersonator. Bravo, brava Vincenzo. Complimenti, bel cosplay. Bravo. Poi andiamo avanti, vediamo chi troviamo. Chi troviamo? Troviamo una Sailor, non ricordo il nome, se voi ve lo ricordate scrivetelo nei commenti. Questi invece sono i Cavalieri dello Zodiaco con un intruso The Witcher. Perché c'è The Witcher con i Cavalieri dello Zodiaco? Perché è il nuovo membro dei Cavalieri dello Zodiaco, Witcher, e ci sta. Però devo dire, le armature, raga, fatte bene, ci piacciono le armature, me piacciono, bravi ragazzi. Allora vediamo, questi i Deadpool immancabili alle fiere del fumetto, quindi anche ora ci sono. Questi Deadpool, devo dire, questo con la tuta un po' più scolorita, e a me piace parecchio, raga, a me piace parecchio. Scrivete voi nei commenti cosa ne pensate. Ci piace. Questo invece è Edoardo Ruggeri, Red Ranger. Non so se è quello che abbiamo visto l'altra volta alla fiera del fumetto di 16 cosplay. Che non so, se non l'avete visto, andatela a vedere nel vecchio video. Non lo so se è lui, però, cioè, dal cosplay mi pare essere lui. Quindi, raga, votate il suo cosplay, cosa ne pensate. A me, se lui dal vivo mi piacque, perché pure il casco era fatto molto bene, quindi commentate. Questo invece è Deadpool che sta facendo la proposta a Scarlet Witch, diciamo. Quindi, come possiamo vedere, il multiverso è qualcosa di estremamente variegato. Andiamo a vedere. Questi invece sono sempre Marvel. La Marvel stand, sembra che la Marvel era molto presente a questo festival del fumetto, quindi commentate questo gruppo Marvel. E poi andiamo avanti. Questo credo sia lo stesso Iron Man che abbiamo visto poco fa, quindi senza effetti lucenti. Mettiamogli uno zoom, vediamo com'è, fammi vedere dal vivo senza. Oh raga, devo dire che, cioè, visto così senza effetti, senza Photoshop, mi pare fatto molto bene, quindi se era lui, confermo i miei complimenti a questo Iron Man.
Queste invece sono le cotte. Questo è Thanos. Thanos, raga. Bella Thanos. C'ha i scarponi giga. Ma che scialuppe c'ha Thanos? C'ha delle scialuppone. Però, raga, a me piace molto. Certo, quello che sta dentro non ci vede niente. Non ci vede. Ma credo sia. Non so se è lo stesso che sta anche ogni tanto. Vedo anche a Lucca Comics in giro. Non lo so se è lo stesso, però. È fantastico, raga, fantastico. Poi andiamo avanti, vediamo chi altro c'è. Ma raga, questo potrei essere io col mio Sleepy, che lo sto addestrando a stare qua sulla spalla. Un giorno lo porterò anche io alla fiera, a qualche fiera cosplay, il mio Sleepy, raga. Il tuo gatto mi piace molto. Bravo, bravissimi. Argattino, com'è che si chiama? L'ha scritto come si chiama Argattino? No, non l'ha scritto, raga. No, vabbè. Complimenti. Questo invece è il vichingo di Vikings, credo. Raga, commentate qua sotto che voto gli date a questi personaggi, questi cosplayer. Andiamo a vedere quest'altra cosplayer. Novegro Danny Foca cosplay. Ci piace. Il tatuaggio sarà vero? Il tatuaggio, ragazzi, il tatuaggio è vero? A vincitrice le 1000 punti. Se il tatuaggio è vero, se no, raga, commentate. Perché comunque il cosplay è fatto. A me non conosco il personaggio, raga, non conosco il personaggio, però. Mi piace, ci piace, quindi un bel like se l'è meritato, diciamo. Poi andiamo avanti, andiamo a vedere. Questa è. Non ricordo il nome, raga. Lara Croft? No, non credo sia Lara Croft. Non credo. Non vorrei dire cazzate. Non credo sia Lara Croft. Però. Ci piace, raga. Io. Dico che mi piace. Andiamo a vedere. Questa è chi è? Questo è un vampiro? No. Non lo so, raga. Io non li conosco questi personaggi. Non lo conosco. Sono ignorante. Lo so, raga. Sono ignorante. E scrivetelo voi nei commenti chi è. Quindi, però, il like se l'è meritato almeno. Se l'è meritato il like. Andiamo a vedere chi altro c'è sta. Vediamo. Però fine dei risultati, no, sì, ma che davvero. Questo è dell'anno scorso invece, Andiamo a vedere qualche altra foto, magari nelle gallerie di altri. Questo è Marvel Team, raga. Marvel Team, andiamo a vedere se sta qualcos'altro. Questo è Marvel, il gruppo da Marvel è questo, raga. Allora non le ho viste prima. Raga, queste non so chi siano, però votate e fatemi sapere cosa ve ne pare di questi cosplayer che stiamo vedendo. Vabbè ragazzi, io credo se no sto video non finisce più, diciamo. Quindi, questo gatto, con sta testa di gatto... Non chiudiamo il video con lei con sta testa di gatto. E ragazzi, commentate qua sotto cosa ve ne pare di questi cosplayer. E se anche tu c'eri al Novegro, ma non ci sei nel video, diciamo, in questa galleria che sto cercando su Facebook, diciamo, mandatemi le vostre foto del cosplay che avete portato a Novegro in direct sul mio Instagram. E poi farò un commento generale di tutti voi cosplayer che mi avete mandato e foto. Se raggiungiamo almeno tipo una 20-30 foto, faccio il video sulle foto dei cosplayer che mi avete mandato voi le vostre foto, ok ragazzi? Quindi noi invece ci vediamo, ragazzi, a un prossimo video. Mi raccomando, aspetto le vostre foto di voi cosplayer di Novegro che mi manderete sul mio Instagram, così vi faccio un video su di voi. Vabbè, noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao carini!